Salve a tutti cari visualizzatori e visualizzatrici e benvenuti in questa nuova recensione. Come avete spesso notato nei miei video, non mi sono mai soffermato, o almeno in positivo, su componenti di band o artiste femminili. E questo forse ad alcuni di voi potrebbe far scattare il classico Ma sei un maschilista, porco, vergognati, mettiti sempre in cattiva luce le donne, il PD e Marox a casa loro, i 35 ore al giorno, e Renzi e Di Maio e Salvini, che fanno? Quindi sapete che cosa? Oggi vi porto una recensione tutta al femminile di un artista che io personalmente adoro un sacco e che porta gloria ed onore a questo genere. Sto parlando della splendida St. Vincent e del suo self-titled nello specifico, che tratteremo dopo la sigla. Il progetto St. Vincent, nome d'arte della polistrumentista, compositrice e cantautrice Anne Erin Annie Clark, nasce a New York nel 2006. L'artista, prima di iniziare nella sua carriera solista, che tratteremo durante la recensione, ha militato nella The Polyphonic Spree, una band psychedelic symphonic rock composta più o meno da una ventina di elementi, e ha suonato con il cantautore Sufjan Stevens, che ai tempi in cui suonava con Annie proponeva un folk abbastanza minimalista. La Clark da sola invece propone un sound di pop elettronico di base, ma che spazia in una marea assurda di contaminazioni che vanno dalla musica orchestrale alla chanson francese, al funk, a tutto quello che potete immaginare e portato con la qualità migliore che la musica leggera vi può proporre. Per spiegare con degli esempi quello che effettivamente propone St. Vincent, possiamo pensare a un misto strano tra l'art rock new wave proposto da David Bowie, misto al pop sperimentale di Björk. Ma prendetelo con le pinze. In ogni caso, la sperimentazione di Björk è su tutt'altra galassia. Qua stiamo parlando di una proposta molto più semplice della sua. Già nei primi tre lavori, usciti tra il 2007 e il 2012, Annie ha ricevuto grandissimi consensi dalla critica, che, ricollegandomi a quello detto in precedenza, la paragona spesso a David Bowie. Ma quello che la consacrerà a onore di critica e pubblico è proprio questo self-titled, con cui tra l'altro ci ha vinto un Grammy, ma robetta così, uscito nel 2014 e che porta semplicemente il nome dell'artista, ovvero Saint Vincent o Saint Vincent. Non ho mai capito se devo pronunciarlo alla francese, ma dato che viene da Shakespeare, credo che comunque debba essere pronunciato all'inglese. Ma vabbè. Non starò qui a citare ogni singolo membro che ha fatto da turnista a questo album, semplicemente anche per il fatto che, essendo musica scritta al 100% da Annie, sarebbe un pochino inutile stare qua a farvi una lista di persone che hanno suonato quelle partiture. Però secondo me ci sono due menzioni speciali da fare, ovvero al produttore e all'ingegnere del suono di quest'album. Il produttore è John Coggleton, che è lo stesso produttore ad esempio di Marilyn Manson, i Sigur Rós, gli Swans, i Baronies, Bono, Franz Ferdinand e tanti altri. Invece l'ingegnere del suono è Greg Calbi, che ha lavorato ad esempio con artisti del calibro di Bruce Springsteen, David Bowie, Iggy Pop, Ramones, Anthrax e tanti tanti altri. Prima di passare alla musica vorrei soffermarmi sui premi e sulle candidature che ha ricevuto quest'album. Scusate se rileggo. Miglior album del 2014 secondo il Guardian. Quinto tra i 50 migliori album dell'anno secondo Mojo, sedicesimo nella classifica Pitchfork dei 50 migliori album dell'anno, secondo miglior album dell'anno per il Time, quarto miglior album dell'anno per Rolling Stone e miglior album dell'anno per Entertainment Weekly. Quindi non è che stiamo proprio parlando del primo album che esce nei negozi, nonostante io generalmente non dia troppo peso a premi e candidature prima dell'ascolto di un disco, però diciamo che mi vedo molto d'accordo dopo aver ascoltato questo disco e lo ritengo molto meritevole di questi premi. Musica! L'album dura poco più di 40 minuti, con canzoni che oscillano fra i 3 e i 4 minuti, che trovo una durata molto azzeccata per un album di questo tipo, dato che dalla prima all'ultima traccia non abbiamo mai il peso di una singola canzone, anzi, l'ascolto risulta scorrevole e molto piacevole, nonostante diciamo che la prima traccia, ovvero Rattlesnakes, non ci dà proprio i migliori auspici, dato che io la trovo una delle tracce un pochino più ripetitive dell'album, anche se nell'ultima sezione già si riprende con questa chitarrona in fuzz ed effetti distorti che ritroveremo spesso durante l'ascolto. Ogni canzone di quest'album ha la sua personalità unica e questo lo porta ad essere un album vario e godibile, da ascoltare e riascoltare. La voce di Annie passa dall'essere ultra celestiale
ad essere finta effettata e robotica. In altri, ma tutto questo non fa mai perdere di coerenza alle canzoni. Anzi, l'ascolto e la voce non risultano mai stucchevoli, a differenza di molti dischi pop che si possono ascoltare. Certi riff a livello compositivo potrebbero risultare già sentiti o comunque banali, ma Annie riesce a prenderli, contestualizzarli, adattarli e personalizzarli in modo così unico da fargli acquistare tutto un altro valore, e questo non fa perdere mai di qualità all'ascolto. Gli amanti della musica complessa potranno trovare magari dei momenti di noia durante l'ascolto, ma dato che, come ho detto prima, le canzoni sono molto equilibrate a livello di durata, anche gli ascoltatori appunto più esigenti troveranno comunque pane per i loro denti. Le canzoni si distinguono bene tra momenti divertenti come può essere Digital Witness, a canzoni più fancheggianti, aggressive e distorte come possono essere Birth in Reverse e Bring Me Your Love, a momenti molto più eterei e oserei dire acquosi, come ad esempio in Prince Johnny. Fa eccezione però Regret, che è l'unica canzone di tutta la tracklist che riesce ad amalgamare bene questi due stilemi, passando tranquillamente dall'art rock ai momenti più poetici finali senza praticamente notarsi nemmeno. Molte canzoni poi si contraddistinguono da un utilizzo della ritmica molto particolare, con questi sottofondi molto kitsch che al nostro orecchio ci potrebbero risultare banali e, diciamo, inquadrati solo per un tipo di sound, ma invece Annie riesce a prenderli e farci in sostanza quello che vuole. Questo disco è stravario ed esaltante veramente come pochi, soprattutto in un ambito pop, seppur comunque questo è un pop un pochino più sperimentale. Vi faccio solamente l'esempio del fatto che nella canzone Huey Newton c'è un breakdown di chitarra. In un disco elettropop, ma ve ne rendete conto? Non c'è dubbio che oltre alla voce i veri protagonisti di tutto l'album siano la chitarra e i synth, ma per quanto questi due sound presi a sé siano fondamentali, è l'amalgama di ogni singolo elemento che fa risultare così tutto coerente, bello e fantastico all'ascolto. Prendete ad esempio quella specie di theremin che si sente nella canzone Every Tear Disappear, che da solo diventa quasi superfluo, ma nel contesto della canzone riesce a prendere personalità e diventarne caratteristica. Il disco si conclude con la canzone Severed Finger Crossed, che ascoltandola la prima volta o comunque i primi momenti ci potrebbe risultare come la classica ballata americana con chitarra acustica e voce, ma c'è questo ritornello angelico che viene alternato da questi effetti nel bridge che fanno il risultare il tutto quasi disturbante e grottesco, a differenza di quello che potrebbe risultare. Direi che per quanto riguarda la musica ho detto praticamente quasi tutto e anche fin troppo, quindi direi a questo punto di passare direttamente ai testi. Essendo un disco in sostanza di electropop, non ci si dovrebbe aspettare granché, ma Sam Vincent riesce ancora una volta a darci torto su questo. Specifichiamo che non stiamo parlando di testi super complessi, con un sacco di citazioni, turbo capitalistici eccetera eccetera, ma in ogni caso sono testi intelligenti e spontanei che, oltre a starci benissimo e a legarsi fantasticamente, non so neanche se si possa dire, con la musica, riescono a dare anche degli spunti di riflessione. Vorrei segnalare anche il fatto che nella recensione delle Mother Theater mi sono lamentato del fatto che spesso le strofe fossero meno dei ritornelli, che trovavo veramente oscena come cosa. Invece qui capita, è vero, ma non me ne lamento. E i più scimmieschi di voi, ovviamente, se ne usciranno con cose come ma se colore era brutto, allora perché invece con questa va bene? XD sei un ipocrita, scaccomatto. Perciò, anche se non dovrei, spiegherò in breve il perché. Qui Annie, in questo disco, si può permettere di fare quello che vuole, perché stiamo parlando di contesti totalmente diversi e neanche paragonabili. Qui i ritmi delle canzoni sono spesso dei loop e quindi richiedono delle ripetizioni, perché le atmosfere vogliono che certe parole o certe frasi vengano ripetute per creare sensazioni che possono passare dalla claustrofobia all'acquosità, tra virgolette, che avevo citato prima. Mentre nelle Mother Theater erano puri e semplici riempitivi, che se tolti le canzoni sarebbero sì durate un minuto circa scarso, ma avrebbero comunque avuto lo stesso, identico e medesimo
significato di quello che hanno avuto. Invece in quest'album sono a dir poco essenziali. Nei testi la nostra protagonista, ovvero l'alter ego di Annie, St. Vincent, fa da narratrice barra trickster alle storie narrate, a volte in prima persona e altre volte descrivendo personaggi o situazioni. Denuncia un universo simile al nostro, ma molto più grottesco e accentuato nelle sue esagerazioni, creando personaggi strambi al limite del grottesco, appunto, che potrebbero essere usati per dei mini film o direttamente dei video. E se avessi soldi per una produzione decente li farei io. Non mi soffermo su ogni contenuto, perché secondo me i testi senza l'ascolto della musica non rendono granché. Quindi io vi sconsiglio di scindere le due cose. Produzione. Ragazzi, come detto nella intro, il mixing e la gestione degli strumenti è stata affidata ad Annie e a due super professionisti del settore. I suoni sono spaziali, nel senso che comunque ad ogni ascolto possiamo notare ogni minima sfumatura del suono, rendendo i riascolti non solo doverosi, ma anche molto piacevoli. La chitarra si mischia perfettamente al sound, viene usata poco nei pezzi più dolci, tranne comunque, come ho detto, nell'ultima, ma nei pezzi più pompati dà il meglio di sé, e diciamo che si nota parecchio il fatto che St. Vincent abbia questa ossessione barra fetish quasi maniacale per il fuzz. Il riff di Birth in Reverse è a dir poco inconfondibile e vi si pianterà qua e non ne uscirà più. Ovviamente il plauso più grande va fatto alla gestione delle tastiere dei synth, che hanno il loro sound ben distinto, ma in ogni caso riescono ad amalgamarsi perfettamente con tutto il sound. Cosa rara, perché in realtà spesso in questo genere gli strumenti o i synth un pochino più strani passano spesso la linea che divide dal rendere una cosa particolare al renderla un unico protagonista. Ma qui per fortuna non c'è assolutamente questo problema. Anche la batteria, che ho trovato lo strumento un pochino meno particolare durante l'ascolto, svolge un lavoro egregio e soprattutto fondamentale, non solo perché dà ritmo alle canzoni, ma perché la sua caratteristica minimale e spesso ripetitiva fa da base a tutto il sound, che poi si stravolge. Perciò doveva avere un suono a dir poco precisissimo e che da sola poteva rovinare l'intero ascolto. Beh, non c'è molto altro da dire su quest'album. È inutile che vi dica che io l'ho già consumato, nonostante ce l'abbia da poco tempo. È stata davvero una scoperta incredibile per me, e sinceramente, contestualizzato nel suo genere, non riesco a trovarci un difetto effettivo o qualcosa di negativo che possa effettivamente rovinare l'ascolto. La sua accessibilità e il fatto che può essere riascoltato più e più volte, notando di ascolto in ascolto sfumature di suono un pochino diverse, strumenti che magari ad un primo ascolto non avevamo neanche notato, sicuramente sarà un ascolto divertente e appassionante sia per i nerd musicali come me, sia per gli ascoltatori più casual che magari semplicemente vogliono qualcosa di diverso dal solito per la loro playlist. Dedicateci il giusto tempo e poi venite nei commenti a dirmi che cosa ne pensate. Se siete d'accordo con me, se siete in disaccordo, basta che me lo dite. Io spero che la recensione vi sia piaciuta. Vi invito a iscrivervi, mettere mi piace, commentare. Soprattutto se decidete di mettere il non mi piace, cerchiamo di creare una discussione intelligente e non un metto il non mi piace e chiudo il video, perché così non si porta assolutamente a niente. Ricordatevi di attivare la campanella, perché le notifiche dei nuovi video non arrivano a tutti. Condividete il video, spargete il verbo ovunque, nelle vostre pagine, dai vostri nonni, zii, cugini, cani, gatti e tutto quello che volete. Dalla redazione di Shredders TV è tutto, e io vi rimando come sempre al prossimo video.